Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video della Tutto Tech. Oggi io e Marco, finalmente, dal 25 gennaio che stiamo aspettando, vi presentiamo l'ultimo nato in casa Amazon. Stiamo parlando dell'Echo Show 15. Andremo a fare l'unboxing, come al solito, lo accenderemo insieme a voi e insieme a voi lo configureremo. Vediamo se non delude le nostre aspettative. C'è stata tantissima attesa, tanta curiosità e adesso finalmente possiamo vedere di che si tratta. Ci saranno novità? E soprattutto, allora, da una parte è stato un male che non ci è arrivato subito perché noi volevamo presentarvelo sul canale quando è uscito. Però dall'altra parte sto pensando al fatto che ci potrebbero essere degli aggiornamenti perché, viste un po' di recensioni in giro, parecchi si lamentavano dell'audio, si lamentavano della parte grafica che sì, abbiamo un 15,6 pollici, però potevano impostarlo un po' meglio. Tutto questo può essere risolto semplicemente con degli aggiornamenti firmware. Andiamo ad aprire finalmente l'Echo Show, togliamo la pellicolina. Ragazzi, è un quadro! Quindi ricapitolando, il prodotto Echo Show 15 da 15,6 pollici, il supporto, la staffa da muro, i tasselli con le relative viti e il cavo di alimentazione col suo alimentatore. Andiamo a sciogliere il cavo perché parecchi si lamentavano della lunghezza dello stesso, quindi non è molto lungo. Quindi quello che vi consigliamo, se decidete di appenderlo al muro, sicuramente dovete tener conto anche del filo. Parlavamo del supporto per le superfici piane e apriamo anche questo. Questo è il supporto che viene consigliato da Amazon, non è marchiato Amazon, è marchiato Sanus, per poter mettere il vostro Echo Show 15 sulla basetta. Dovrete togliere la copertura posteriore, decidere la posizione se verticale o orizzontale e, una volta fatto questo, inserire le viti che vi danno in dotazione. Andrete ad appoggiare, e lo facciamo insieme a voi in questo preciso momento, mettiamo le due viti nella parte posteriore in modo tale da fissare il nostro Echo Show 15. Nella parte in alto troviamo i tre tasti classici di qualsiasi dispositivo Echo. I primi due sono il volume, il terzo serve per poter silenziare i microfoni e in più oscurare la videocamera. Ma per maggior sicurezza per quanto riguarda la privacy, come sugli altri Echo, è stato messo il tasto fisico per poter chiudere la telecamerina che è posta qui nell'angolo. Nella parte posteriore troviamo da questa parte la fessura per poter inserire l'alimentazione. Adesso colleghiamo l'alimentazione, lo fissiamo alla sua basetta e ci rivediamo dopo per poterlo accendere. Abbiamo fissato l'Echo Show alla sua basetta. Siamo partiti con la configurazione. Ci chiede se l'utente che noi vediamo sullo schermo è la persona che utilizzerà questo prodotto. Noi diciamo sì, sono io. Qui confermiamo il fuso orario, in quale stanza si trova. Diamo un nome a questo dispositivo, io lascio Echo Show di Tania. Qui ci chiede se vogliamo poi abilitare anche la funzionalità per quanto riguarda la cornice digitale. Noi gli diamo quello del Amazon Photos. C'è un aggiornamento disponibile, quindi facciamo scarica e installa e ci rivediamo dopo. Siamo arrivati al completamento dell'aggiornamento e siccome vogliamo vedere insieme a voi cosa succede, abbiamo fatto partire la registrazione. Allora, qui con un solo account ci sarà la possibilità di mettere e poter essere riconosciuti vari profili. Ogni persona avrà la sua home page personalizzata. Siamo arrivati alla parte del profilo, qui ci chiede come ti chiami, metto il mio nome, accetta e continua, mi piace, perfetto. Possiamo procedere e l'ID vocale, la voce viene riconosciuta, ma se vogliamo c'è la possibilità anche del Visual ID. Qui ci avverte che è probabile che nei membri della famiglia si possano essere simili tra di loro e quindi Visual ID non funziona perfettamente sempre perché per delle somiglianze potrebbe confondersi. Partiamo con la configurazione, quindi clicchiamo su Inizia. Inclina la testa verso l'alto, guarda alla tua destra, inclina la testa verso il basso, guarda alla tua sinistra. Il dispositivo ha memorizzato la mia fisionomia, ogni qualvolta io mi avvicinerò, il dispositivo saprà che sono io e mi mostrerà i widget che mi appartengono, comunque la home page che ho impostato.
Una volta completata tutta la famiglia alle grotti, facciamo ci siamo tutti. Qui ci sta dicendo che adesso tramite l'app abbiamo la possibilità di verificare, utilizzando la fotocamera posta in alto sulla sinistra, le condizioni della casa. Quindi abbiamo una telecamera in più che può sorvegliare casa nostra. Abbiamo fatto. Dalle impostazioni che ha di default, sulla parte sinistra, quindi la maggior parte dello schermo, scorrono le foto dall'orario, la temperatura e le condizioni climatiche. Dopodiché qui ho i consigli e suggerimenti, scopri di più, la lista della spesa, Amazon Music con tutte le canzoni consigliate. A tal proposito vi ricordo che potete abbonarvi con o 30 o 90 giorni gratuiti, guardate, perché ogni volta che noi carichiamo il video cambiano le condizioni. Alla scadenza del tempo di prova potete disdire senza nessun costo aggiuntivo. Come dicevamo, poi abbiamo infine tutti i dispositivi presenti in casa. Facendo scorrere dall'alto verso il basso abbiamo il nostro menu. Quando vedete che c'è qualche widget che non vi interessa, vi basterà tenere premuto per qualche secondo e poi fare rimuovi widget. Se fate riorganizza widget c'è la possibilità di poterli spostare e sistemare come meglio volete, dopodiché c'è la galleria. Siamo alle conclusioni finali. Il dispositivo sicuramente è di grosso impatto, la parte audio tanto criticata a noi comunque non sembra assolutamente male. C'è da tenere di conto del fatto che il dispositivo deve essere molto sottile per poter sembrare sempre di più un quadro, quindi la parte audio viene sicuramente sacrificata rispetto ad un Echo Show 8, 10 o anche 5 che hanno la possibilità di mettere una cassa molto più grande. Lo scorrimento è soddisfacente, la cosa che ci ha deluso un po' è il Visual ID, non riconosce in maniera immediata le persone, ci mette un po' di tempo, e anche la riproduzione delle telecamere vista sull'applicazione, che è molto fluida, sui dispositivi Echo è ancora un po' troppo a scatti e con un ritardo ragguardevole. Sì, troppo esagerato. Non hanno migliorato assolutamente questo punto di vista, purtroppo. Purtroppo no. Speriamo che in un futuro prossimo, con i vari aggiornamenti che arriveranno, anche questo verrà risolto. Conclusioni finali, lo consigliamo a tutti? No, lo consigliamo magari a persone che hanno già una certa familiarità con la piattaforma del nostro dispositivo vocale e a quelle persone che vogliono fare un upgrade magari anche dei loro dispositivi Echo e hanno un ambiente dove poter collocare questo prodotto. Le configurazioni non sono assolutamente difficili, devono essere migliorati un po' di aspetti per renderlo fruibile anche a persone che, come neofiti, che quindi approcciano per la prima volta in questo mondo e rischiano di spaventarsi perché magari pensano che il prodotto non funzioni, mentre invece bisogna dargli le sue tempistiche per potervi riconoscere o comunque fare altre cose. Di sicuro è raccomandato a chi cerca, oltre al prodotto tecnologico, anche l'aspetto di design, di bellezza, perché senza ombra di dubbio è veramente bello esteticamente, quindi sia che lo appendiate che lo teniate in questa posizione. Per il prezzo che ha, che è di euro 249,99€, vi comprate circa 3 Echo Show 8. Eh sì, più o meno sì. Siamo sempre lì. Per noi che abbiamo già una gamma di Echo abbastanza ampia, l'Echo Show 15 ci serviva appunto per poter magari anche fare dei termini di paragone con gli altri Echo Show. Diciamo che le grosse differenze sono appunto quello che noi ci aspettavamo tanto era il Visual ID. Se dovessero migliorarlo, devo dire che allora il discorso cambia completamente perché diventa veramente utile invece. Quindi ragazzi, ricapitolando, 249,99€ più 29,99€ per quanto riguarda la base. Vi ricordiamo che all'interno c'è il supporto per poterlo appendere al muro. Decidete voi. Il prodotto da configurare è semplicissimo. Poi comunque noi faremo altri video dove approfondiremo un po' meglio quelle che sono i comandi vocali piuttosto che le funzionalità di questo prodotto e magari metterlo a paragone con l'Echo Show 8, l'Echo Show 5. Noi continueremo comunque a testare il prodotto, vi ricordiamo che vi lasciamo qui sotto in descrizione il link per poter acquistare sia l'Echo Show 15 sia il supporto. Va bene ragazzi, io direi che per questo video è tutto, finalmente anche noi siamo riusciti a presentarvi l'Echo Show 15 e ci vediamo al prossimo video. Ciao!